Salve, buongiorno a tutti. Siamo qui questa mattina per presentare alla comunità di Camerota questo strumento tecnologico del quale ci siamo voluti dotare per avvicinare di più l'amministrazione appunto alla cittadinanza. Ormai è uso comune fare riferimento ai nostri smartphone, ai nostri cellulari, ma più sarebbe più corretto dire proprio smartphone, per tutte le faccende quotidiane, diciamo. E quindi questo significa anche per noi avvicinare la popolazione appunto all'amministrazione utilizzando questi strumenti, quindi affidarci alla tecnologia. Sul mercato, dopo un'attenta analisi, il prodotto che ci ha convinto di più è appunto Public App. Public App è questa applicazione che ci permetterà di fare un sacco di cose e di avvicinare, come dicevo prima, scusate se ripeto questa cosa, ma è molto importante il concetto, la popolazione all'amministrazione. Qui a fianco a me c'è Giuseppe Vitale di Public App che ci renderà edotti su quelle che sono tutte le funzionalità dell'app. Prego Giuseppe. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti e consentitemi di ringraziare, ma non solo per l'ospitalità, ma per l'attenzione che hanno dimostrato i nostri confronti, l'intera amministrazione di Camerota, che è stata molto aperta e soprattutto accettata questa di una vera e propria sfida all'innovazione. Ringrazio per tutti l'assessore Domenico Cittadini, non solo per la sua presenza qui stamattina, ma anche per l'attenzione che ha rivolto ai nostri confronti, che ha consentito di far diventare Camerota una smart city. Ecco, il concetto di cui anticipava anche l'assessore era quello di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione. In realtà noi non solo l'avviciniamo i cittadini alla pubblica amministrazione con questa app, ma noi la rendiamo, qui si parla di open innovation, noi avviciniamo e facciamo sì che i cittadini vengano coinvolti direttamente in modo molto immediato con quelle che sono le scelte che riguardano la propria vita quotidiana. Ma in che modo? Noi diciamo spesso si parla di smart city, io a volte dico sempre che sono le smart city. Quando ci troviamo in determinati consessi chiediamo a più persone questa parola, perché ormai se ne abusa, consentimi Domenico, perché da tutte le parti smart city, città intelligenti, come se chi viene intelligente, come lo decide e chi lo decide, soprattutto quando è che si diventa intelligente. Ma non è che le città e le nostre città prima dell'app, della tecnologia, siano stupide. Semplicemente una smart city è a nostro avviso una città che adotta o utilizza quelli che sono gli strumenti tecnologici, quindi soprattutto tramite la rete oltre che dei dispositivi tecnologici, per fare cose meglio e o con minori costi e soprattutto per agevolare e migliorare la vita e quindi anche il benessere dei propri cittadini. L'app che noi oggi presentiamo si rivolge a quella che è la cosiddetta smart governance, quindi parliamo della città, del government della città. E che cosa fa, diciamo, la smart city? Beh, la smart city consente ai cittadini di essere coinvolti in prima persona. Da qui a breve vi farò vedere anche in che modo. Però qualcuno potrebbe chiedersi, così come noi spesso siamo andati nei comuni a parlare con assessori e altri amministratori, ma perché io come comune mi devo dotare di un'app quando in realtà ho il mio sito che, diciamo, è anche bello che si forma e si vede? Beh, la domanda a questa, diciamo, cioè la risposta a questa domanda è in quei numeri che sono impietosi. Quel 91,5% sono il risultato di della ricerca AbiWeb che dice che in una fascia di età da 18 ai 24 anni i giovani che si collegano ad internet lo fanno tramite smartphone o tablet. Quindi stiamo già parlando di una grossa fascia della nostra popolazione che si collega e si informa tramite lo smartphone. E se andiamo a vedere poi quanti sono coloro che utilizzano per informarsi su quello che cosa accade nella propria città nel sito dell'ente, purtroppo vediamo che queste percentuali sono molto basse, ma non per colpa di chi gestisce i siti, anzi non solo c'è un dovere che gli amministratori e l'amministrazione devono stare su quello sito che è anche un obbligo di legge, ma semplicemente perché sono cambiate quello che è il modo di fruire dell'informazione di come riceve la persona. A proposito di questo, certo, volevo dire dati ultimi per quanto riguarda il web marketing. Si dice che le aperture di applicazioni, comunque le ricerche su dispositivi mobili, è maggiore rispetto al dispositivo web di circa il 40%, quindi rientra sul trend attuale. Quindi avere il sito istituzionale
nazionale è dovuto, ma agevolare il cittadino ad avere la notizia su quello che è il dispositivo lo più comodo è un dovere, secondo me. Sì, cioè, le lasciate dove le fatte. Ed è per questo che questa amministrazione è stata dire anche accettata questa sfida, perché io lo devo dire, è proprio sfida l'innovazione, perché poi sono anche degli oneri che vanno in capo agli amministratori, che qui spesso quello dove si sfugge è non essere controllati, non volessi farsi controllare, o soprattutto non informare adeguatamente il proprio cittadino. Invece noi abbiamo accettato questa sfida e dicendo, allacciandomi agli smartphone e al tablet, non c'è manco bisogno di quel numero, di quella statistica per capire se è vero o meno l'utilizzo di questi strumenti, perché basta guardarsi intorno, basta andare in un ristorante, stare alla fermata dell'autobus, addirittura in macchina, dove tutti o mangiavano oppure stanno sempre con gli occhi incollati su uno schermo. Quindi cioè, è quasi obbligatorio che oggi più o poi una pubblica amministrazione possa comunicare, come debba comunicare con i propri cittadini tramite tramite un'app e tramite smartphone, i cosiddetti device. E che cos'è la nostra sfida che abbiamo lanciato come finale? Beh, in parte riprende quella che era la sfida che si legge poco in quell'intervista del presidente della Confindustria Boccia, dove invita, o meglio dice, che le amministrazioni pubbliche per adeguarsi e su vuole crescere devono essere adeguate alla cosiddetta azienda 4.0, internet 4.0. E noi abbiamo fatto questa sfida, abbiamo accettato questa sfida. C'è accanto anche, come potete vedere, quello che è un certificato di eccellenza nell'ambito di Horizon 2020, l'Unione Europea ha riconosciuto alla PACIAP, in quanto hanno esaminato, valutato la nostra app e ci hanno dato quello che è il cosiddetto ordine di eccellenza. Purtroppo non si legge tanto bene, però vi assicuro che è un certificato di eccellenza dell'Unione Europea. Andiamo adesso a vedere perché noi diciamo che viviamo nella Smart City, che vediamo quali sono i contenuti della nostra app, quello che poi diciamo è il cuore dell'app. Innanzitutto vediamo come oggi i cittadini comunicano. Quando prima parlavo di una sfida, parlavo anche di chi si mette in gioco, perché effettivamente oggi c'è la possibilità da parte di un cittadino di poter comunicare alla propria amministrazione un disservizio o una criticità. Prendiamo ad esempio l'area ambiente, basta con un tap, quindi con un tocco, il cittadino apre la schermata e automaticamente può segnalare quel disservizio, ad esempio può segnalare se c'è un abbandono di rifiuti in una strada, e quella segnalazione non rimane lettera morta, bensì arriva direttamente sulla scrivania, o meglio in questo caso il computer o il tablet del responsabile di quel settore, di quel servizio, per poter gestire quella segnalazione. E nel momento in cui la gestisce quella segnalazione, arrivano al cittadino la comunicazione di quando è stata presa in carico e quando è stata risolta, e dentro può vedere la foto di com'era e di com'è. Quindi migliora il processo di partecipazione da parte del cittadino per migliorare il decoro urbano, migliorare la città, e non solo attivo, ma è, come dire, sempre partecipativo, per cui diciamo di essere messo al corrente di tutte le fasi di quella segnalazione. Naturalmente, ripeto, è una sfida, perché anche poi gli enti sono tra cui obbligati a dotarsi di quelle strutture, ma soprattutto anche poi di poter rispondere alle esigenze da parte dei cittadini. Andiamo a vedere altre funzioni che fa l'app. La parte che riguarda, diciamo, le info. Naturalmente un'app non può non contenere diverse sezioni che soprattutto comunicano direttamente con i propri cittadini. E che cosa si possono mettere all'interno di queste info news, le info utili? Beh, dalle notizie di protezione civile, ad esempio con i bollettini meteo, oppure un avviso perché c'è una carenza idrica in un giorno, o ci sono dei lavori pubblici, o ci sta una determina, una delibera, o qualsiasi atto da parte dell'amministrazione comunale che possa interessare al cittadino. Una cosa che noi abbiamo sempre tenuto a precisare è che l'app non è una fotocopia o un fratello più piccolo del sito, cioè l'app non può, a nostro avviso, contenere ciò che deve contenere un sito, in quanto riguarda la trasparenza, in quanto riguarda gli assetti amministrativi e tante altre cose, ma ha una funzione più smart, più veloce, più immediata, più essere più efficace per quanto riguarda quelle notizie e quelle informazioni che colgono meglio l'interesse da parte del cittadino. Faccio un esempio sempre banale, di un cittadino normale, interessa poco che il
obbligato la determina per la liquidazione, ad esempio, di chi ha fornito le sedie o le penne o chi fornisce la carta al comune stesso. Non è interesse, ma deve essere obbligatoriamente giusto, ed è giusto che si venga inserito il lavoro petrolio del comune e quindi anche sul sito. Questa notizia, se va sull'app, non fa altro che appesantire di notizie e poi non può cogliere quello che è l'interesse da parte del cittadino di tenere o che voglia accedere all'app per informarsi. Naturalmente nelle info utili è un grande contenitore, nel senso che i comuni possono inserire qualsiasi cosa, il comune di potrà inserire tutte le informazioni, ma non solo diciamo testi, ma anche video, anche foto. Io spesso immagino quante volte un sindaco che vuole comunicare con la propria popolazione per informarli di un'attività che è stata fatta, semmai che c'è stato un sacco di energie e purtroppo ha dovuto fare anche dei comunicati stampa che spesso, soprattutto i piccoli comuni, non hanno quel risalto o quella rilevanza. Per una piccola comunità c'è un'immediata comunicazione, perché basta inserire questo video e il comune, il sindaco, l'assessore, l'amministratore comunale ha la possibilità di dialogare immediatamente con i propri cittadini e quindi raggiungere quelli che sono il target, diciamo, di riferimento. Ma parliamo sempre anche di partecipazione. Partecipazione attiva come avviene? Può avviene anche con i sondaggi, cioè l'app consente a costo zero da parte del comune di poter sentire rumore o anche testare e come sapere che cosa ne pensa la propria popolazione su una determinata scelta, spesso quelle scelte che dividono le comunità. Immaginiamo non solo la chiusura di un centro storico o di una spiaggia, nel vostro caso, che per determinati turisti, o se sono mettere delle tariffe alte o basse perché a non si possono fare determinati servizi. Ecco, questa funzione sondaggi consente agli amministratori di poter testare, sentire quello che ne pensa la propria popolazione e in questo modo poi orientare anche la decisione di chi ha la responsabilità di assumere determinati impegni. In questo caso un sondaggio a titolo gratuito, se ne possono fare quanti se ne vogliono, si decide la data, la scadenza e naturalmente il tema del sondaggio stesso. Andiamo a vedere poi, tornando anche alla parte della partecipazione e dell'open innovation, l'app ha anche una sezione dove un'amministrazione comunale può chiedere ai propri diciamo, cittadini un'opinione o meglio anche dei suggerimenti su determinati temi. Questa sezione si chiama Partecipa, è quella che noi diciamo è la nostra risposta alla cosiddetta innovazione per la compartecipazione dei propri cittadini o della propria comunità amministrata. Inoltre ci sta pure un'altra funzione che sono i punti di interesse. Sui punti di interesse, naturalmente, anche qui gli amministratori comunali, in particolare il comune di Camerota, può inserire tutti i punti che ritiene opportuno, dalle punti più sensibili e importanti, a mio avviso, tipo non so, farmacie, ospedali, pronto soccorso, o eventualmente anche quelli che sono i punti culturali, turistici, non so, immagino ai monumenti, alle chiese, o anche a quelli visto che siete pieni di bellezze paesaggistiche, a quelle che sono le spiagge, ai punti di ritrovo e diciamo anche la possibilità di pulire, non solo di raggiungere, di sapere quanto durate il percorso, sono a pagamento, come funziona, in modo da orientare anche il turista, il visitatore, ma lo stesso cittadino di Camerota a prendere tutte quelle che sono le informazioni per quel tipo di punto di interesse. Naturalmente un punto di interesse poi si possono mettere anche gli edifici pubblici, inserire gli edifici pubblici o quelli che sono altri punti che ritenete opportuno. Da questo punto di vista, diciamo, i punti di interesse possono essere gestiti come meglio crede la pubblica amministrazione. Poi ci sono altre due funzioni insite nell'app che però non vengono gestite dall'amministrazione comunale, ma sono delle funzioni che chi scarica l'app può utilizzare. E quali sono? È il cosiddetto pulsante rosa e il pulsante sempre, che vi farò vedere a qui a breve. Il pulsante rosa è stato chiamato così per dire un po' un omaggio, quasi un dovere, nei confronti delle donne, perché in realtà può essere utilizzato non solo dalle donne, ma anche da bambini vittime di bullismo, o addirittura immaginiamo gli anziani che restano solo a casa o che sono soli. Che cosa, come funziona il pulsante rosa? In fase di iscrizione, ma anche poi successivamente, l'utente può inserire tre angeli
essere il papà, la mamma, il genitore, il fidanzato, il marito, la migliore amica, il migliore amico. Quindi questi tre angeli, nel momento in cui io mi trovo in pericolo, schiacciando sul tasto avvia, parte in automatica una geolocalizzazione, un avviso, innanzitutto una notifica a quei tre angeli, e automaticamente si apre la geolocalizzazione della persona che ha lanciato l'allarme. In questo modo cosa succede? Che chi ha ricevuto quell'alert può intervenire o avvisare forze dell'ordine, perché sa che quella persona è in pericolo, la persona che ha lanciato quell'allerta. Naturalmente, anche se si muove la persona, viene tracciata, perché viene proprio geolocalizzata in ogni fase, diciamo, dei suoi spostamenti. E se dovesse, diciamo, per disattivarla, occorre una password, e qualsiasi tipo di password che viene inserita, se non quella corretta, all'apparenza si inserisce il pulsante rosa, ma in realtà sta funzionando ancora. Quindi soltanto la persona che inserisce la password corretta può disinserire l'allarme. Questa è una forma di sicurezza che abbiamo ritenuto opportuno inserire, perché abbiamo pensato che qualora qualcuno si dovesse trovare sotto costrizione, quindi costretta a disinserire il pulsante rosa, qualsiasi, diciamo, che inserisce all'apparenza, diciamo, non c'è modo per verificare che effettivamente non sta funzionando. In realtà, se non c'è quella esatta, funziona ancora. Mentre il pulsante esegui ha lo stesso tipo di funzionamento un po' del pulsante rosa. Qual è la differenza da questo punto di vista? È che mentre il pulsante rosa, chi la lancia è perché è in fase di pericolo o sta lanciando l'allarme, nel pulsante esegui invece è stato pensato per le mamme, ma non solo, che, diciamo, un po' più apprensive, che vogliono seguire i figli dal tragitto di scuola a casa, o ad esempio immaginiamo quando i nostri figli spesso vanno in discoteca e quindi sono da sera tardi non rientrano, o probabilmente non è preoccupato, ma il genitore va a vedere il figlio che sta semmai sotto casa, sta soltanto chiacchierando con gli amici. E anche in questo caso, però, chi attiva il pulsante seguimi è la persona che vuole farsi seguire. Quindi non è, diciamo, un'altra persona, cioè il genitore che può seguire il figlio automaticamente, ma soltanto se l'utente del telefonino che vuole farsi seguire dalla persona, diciamo, più che chiede la richiesta. Anche in questo caso però non arriva, non è automatico. Quando si schiaccia il tasto avvia, si deve scegliere dalla propria pubblica da chi vuol farsi seguire, mentre tutto il pulsante rosa lì automaticamente parte la geolocalizzazione. Queste sono, diciamo, le principali attività e funzioni dell'app che sono utili per una pubblica amministrazione. Naturalmente quello che c'è da dire è che l'app diventa, come dire, un contenitore. Poi i contenuti, e qui si riallaccia alla mia introduzione sulla sfida, è compito, diciamo, della pubblica amministrazione poter utilizzare quel contenitore per far sì che non solo venga utilizzato dai propri cittadini, ma che si renda veramente utile per la propria comunità amministrata. Ricordo pure che l'app è gratuita per i cittadini, la possono scaricare, la trovano sia sugli due store dell'iPhone, l'Apple Store e l'Android Store, e per scaricarlo c'è una funzione di registrazione, per cui noi deve essere sempre garantito la possibilità di poter verificare, anche se lo facciamo noi come società, il numero di telefono, perché non solo il cittadino può fare delle segnalazioni come abbiamo visto prima, ma qualora fa anche commentare, quindi mettere un commento, condividere, eccetera. Però qualora dovesse, quindi, fare l'uso improprio dell'app, c'è una, quindi, la possibilità deve essere perseguito per legge, quindi è giusto che un amministratore pubblico possa utilizzare e sapere chi è il responsabile della violazione. Quindi c'è un controllo soltanto nella fase di registrazione. Una volta registrato, il cittadino sceglie, seleziona quello che è il comune che vuole seguire, perché anche questo è un vantaggio di Public App. Dove si rappresenta il vantaggio? Dal fatto che tutte le amministrazioni che l'hanno adottata, i propri cittadini, qualora vanno in un altro comune che ha adottato Public App, non devono scaricare un'altra applicazione di quel singolo comune, ma basta cambiare l'ente preferito e automaticamente si viene reindirizzati a
alle notizie, alle info utili di quel comune che si è scelto preferito. E così, se io ad esempio sono un cittadino di, non so, Pomigliano d'Arco e vengo qui a Camerota a fare trascorrere le vacanze, io che da Pomigliano ho Pubblicat, mi profilo sul comune di Camerota e quindi posso essere a conoscenza degli orari, non so, della raccolta differenziata, del calendario della raccolta differenziata, posso conoscere i punti di interesse, gli eventi che vengono pubblicati per, non so, le manifestazioni, le iniziative che si faranno sicuramente in estate qui a Camerota, e quindi io con una semplice app e quindi con un semplice tab, senza scaricare un'altra applicazione, ho la possibilità di conoscere tutto ciò che è utile e importante per quella città. Questo, diciamo, sono i vantaggi principali dell'app. Veramente ringrazio per l'ennesima volta il Comune di Camerota per questa opportunità, per questa sfida che ha accettato e che sono convinto possa essere utile e soprattutto sarà utilizzata dai cittadini di Camerota e anche dai turisti, e quindi possa, come dire, migliorare quello che è la vivibilità ulteriormente di questa bella comunità. Grazie a tutti.